di un mio carissimo amico Alessandro. Salutare. Ciao a tutti ragazzi. Ok, oggi vi faremo, appunto continueremo la Pixelmon. Esattamente. E vi ricorderete infatti le scene schifose che ho fatto. Vabbè. Lasciamo pace. Lasciamo stare, va? Sì, va. Allora, per il materiale, come dall'altra volta avevo detto, come si chiamava, anzi non mi ricordavo proprio, si chiamava Bauxite, scusate per non averlo detto. Hai livellato un po' il Pokémon? Sì, off camera ho livellato insomma sì un po' il Pokémon comunque. E poi ne avrò anche il legno anche. Beh, in verità avevo aggiunto la chest bonus che adesso mi sono preso. Comunque, infatti noi continueremo questa mod, beh, non è che ci sarà sempre Alessandro, comunque. No, apparirò giusto ogni tanto. Sì, giusto ogni tanto. Comunque sono qui, meglio per me. Scusate il lag brutale, comunque. Allora. Vabbè, siamo avanti e spieghiamo un po' come è fatta i Pokémon, eccetera, sì. Della Pixelmon. Allora, come appunto ha detto Alessandro, mi sono portato avanti col Pokémon, infatti a livello 10. Come e fra 6 livelli si evolverà. Eh sì, diventerà un bellissimo Wartortle. Esatto. Allora, meno male che ho detto bene il nome, se no mi picchiano. No, dai, scherzo. Già incomincia, va? Eh sì. Scusate per tante volte che dirò nomi strani, o se no che ho detto male, scusate per... Lo aiuterò io con le pronunce che le so molto bene. Eh sì, casomai lui che è più esperto di me, non so un cavolo, comunque. Ah, un bellissimo Growlithe. Growlithe, bravo. Tipo fuoco, si evolve con la pietra fuoco e viene Arcanine, che è un bellissimo Pokémon. Sì. Beh, potresti anche batterlo se mosse i pistola d'acqua. Non mi vedi la vita o cosa? Vabbè, provoci, oh! Ragazzi, fra un po' meno Alessandro, Scusate per... Vabbè, alcuni shotti, no, è scappato. Allora, non si è scappato. Ecco, avevi paura, bullo? Avevi paura di un Pokémon che ha 2 HP, E che palle sto lag. Se blocca, yeah! Yeah! Lagga, yeah! Oddio. Scusate tantissimo per il lag, ma sto PC mi tocca usarlo. Poi lo cambierà e andrà su quello che dove lagga molto di meno. Sì. E anche... Si scarica Fraps. Basta che mi scarico Fraps sull'altro comunque. Sì, perché io ragazzi ho bellissimo 3 computer, solo che in uno non c'ho proprio Minecraft. E in questo c'ho Minecraft, soltanto che lagga brutalmente. A belva. Sì. Spero che smetta di laggare. Accavò. Ok, mi sfida ovviamente un Growlithe, un altro. O è lo stesso? È lo stesso. Questa parte non durerà tanto. Cercheremo Sì, di farvi vedere. Cercheremo di trovare un centro Pokémon e sì, vi spiegheremo che le ghicocche sono delle piante che vanno raccolte. Poi le metti nella fornace, le cuoci, crei le pokeball, le metti sull'incudine col martello, le modelli, le plastifiche, eccetera. Poi le metti insieme a un bottone sì. E ti crei la tua pokeball per catturare i tuoi Pokémon che ti piacciono di più. Sì, sì, però adesso, scusate ma non ho ancora scavato niente, non ho fatto niente, sono indietrissimo. Scusate perché già avevo il Pokémon che aveva 2 HP. Dai, infatti stiamo cercando di trovare un centro Pokémon. Sì. No, non andare sull'oceano, infatti. Se che andare verso un po' più di terra. Che mi lagga. Ecco una ghicocca. Guardate ecco, come le sono fatte. Sono fatte così. Poi ovviamente ne spawnano nelle foreste, esatto. Nelle foreste innevate. Esatto. E adesso lagga. Raccoglila, va. Magari a ghicocca nera ti serve per fare una bella Ultra Ball. Sì, poi sono... Dipende anche dai colori, perché... Vai colori puoi fare diverse Pokémon. Sì, sì. Tipo con quella rossa. Ale, non ti sbizzarrire. Sto spiegando. Dovranno capire anche i nostri... Ragazzi. Esatto. Ragazzi e ragazze, quello che è. Comunque, e noi
vabbè, poi vi lascio il link in descrizione e vi invito a lasciare tanti pollicioni e like. Anche e iscrivervi soprattutto. Anche iscrivervi ovviamente. Se vi va, non se siete obbligati. Infatti se vi fa cagare mandate a fanculo. Infatti. No, non siamo capaci. No, ma dai, scherzo. Vabbè, se scherzo. Andiamo avanti, cerchiamo una merda. Come riuscire a me? No. Oh, gioco io al mio PC. È karma che. Sì, va. Vabbè. Allora Alessandro è andato un attimo al bagno e scusate per moltissimo lag ragazzi. Questo PC è vecchio, infatti è un deal, non è che è tanto nuovo, è vecchio. Ok, odio il lag. Ok ragazzi, è tornato Ale dal bagno. Allora Ale, Santo la foresta la odio. Infatti. Mamma mia. È una faticaccia attraversarla. Sì, infatti. Poi non capisco perché uno è morga. Poi a terra. La morga non mi piace un po', ma c'è una specie di pacifismo. Beh sì. Poi non è forte, non impara mosse forti. Ma un elettrovolante è anche abbastanza utile, però non mi piace troppo. Infatti. Ah, poi ci sono. Ovviamente. Ci sarebbero in questa Pixelmon, ci sono anche i Pokémon leggendari che spawnano. Che spawnano a caso, devi essere molto fortunato. Eh sì. Se no ci sono vari metodi per farvi spawnare. Ale, digli un po'. E soprattutto i Pokémon. Ma ne parleremo nelle prossime parti, lascia sta. Va bene. Prima incentriamoci sulla roba. Facciamo una sfida, Ale. Cosa? Ale, facciamo una sfida. Allora. Noi caricheremo un altro video. Vabbè, noi. Se ci sarà anche Ale speriamo vabbè magari un giorno ci organizziamo. Sì, poi casomai faremo anche la Pixelmon in multiplayer, non si sa mai. Esatto, sì. Possiamo anche provarci. Speriamo, guardate, perché non è che sappiamo tanto in multiplayer. Ah, poi potete anche scriverci commenti utili, tipo come fare. Esatto. Per andare in multiplayer. Esatto, se vi va ovviamente. Non è che vi obblighiamo, vi diciamo mettete un pollicione e vi ammazzo, no, mai lo faremo ai nostri fans. Noi facciamo video per divertire voi, non per altra roba. Beh, perché soprattutto, io non vorrei offendere altri youtubers o altre persone. Perché a me mi interessa solo far video e divertire la gente, non mi serve. Non è che lo faccio per i soldi. Beh, a parte quello comunque. Soprattutto per far divertire voi. Poi vabbè, se vi fa noia il video, chi se ne frega. L'importante è che lo verifichiamo alla fine. Sì. Poi soprattutto, ripeto, scusate per il lag estremo, ma... Vedremo. Si sta nella giungla, tutti sti alberi. Poi tutti sti Pokémon che. Poi appena cambierà il PC. Vi giuro che ce ne saranno. Ci sarà una qualità un po' più migliore. Sì, insomma, quella sarebbe meglio di qualità. Comunque, allora scusate, infatti vi dico Ale io. Vabbè, basta parlare di noi, parliamo un po' della Pixel, no? Sì. Allora. Stavo cercando un cavolo di centrovapa, un Pokémon che sembra rarissimo. Non è tanto raro perché spawna abbastanza facilmente, basta esplorare. Però quando, che ne so, c'è un botto di lag, forse spawnerà. Beh, non è detto comunque. Si spera di trovare. Sì. Guardate. Che ore sono, Ale? Le 10:30. Le 9:30, scusate. Detto male. Magari fossero le 11 e le 10. Comunque, noi guardate, non è che siamo tanti esperti. Sì. Beh, Ale è soprattutto esperto di Pokémon, lui è il migliore sui Pokémon e tutti i nomi li sa dir bene, insomma. Esatto. Poi conosce anche qualche trucchetto, poi nei prossimi video vi faremo vedere molto. Ve ne parleremo, ve lo faremo vedere. Poi magari. Comunque ragazzi, vi prego,
potete guardate, io vorrei tanti commenti, così almeno se non c'è qualcosa che non va bene, almeno dicelo, che noi cambiamo sì. Il modo di parlare, il modo di giocare, eccetera. Se che ne so, mi fa schifo che non abbiamo fatto niente in questo episodio, esatto. Potete anche dirlo. Non è che ci offendiamo. Comunque, come si dice, Ale, Pylosine. Di cocca verde, raccoglila. Uh-huh. Con la di cocca verde posso fare free handball. E poi c'è anche lo Swinub. Lo Swinub, che è la prima evoluzione di Pylosine. È la prima, insomma. Che si trova nel biome innevato. Sì, sì. Allora. Tra foresta, Dio santo. Io odio sto... è perché il problema è che ci sono tanti, spawnano tanti Pokémon. Esatto. A random, quindi il mio problema... Là c'è la più bellissima skin che ha. Guardatela. Poi potete anche dire mi fa schifo la mia skin, allora la cambia. La cambia. Dovete vedere qualcos'altro. Tipo, volete la skin di Luke? Per chi conosce Luke 4316, io lo stimo. Quello che volete, non importa. Poi casomai basta parlare di noi, basta Ale, basta. Infatti perché... c'è un nostro show, oh. Sì. Cioè. Ok, la lava meglio allontanarsi. Allora. Poi vi faremo anche vedere degli episodi extra. O se no degli episodi... Noi facciamo vedere delle evoluzioni segrete. Aspettate ragazzi, aspettate. Visto che io non sto facendo un cazzo, allora usciamo un attimo. Beh, non ho fatto un cavolo, scusate il termine. Comunque, dobbiamo uscire non da Minecraft ovviamente, perché continuiamo. E in senso da questo mondo, perché era in survival, quindi non potevamo farvi vedere niente praticamente. Allora faremo vedere altri mondi un po' più avanzati. Sì, sì, facciamo. Ma lasciamo stare, cerchiamo di seguire la serie. No, guarda. Allora, catturiamo gli... Ah, ragazzi, io avevo fatto un altro... ho fatto tanti mondi, insomma, e tra alcuni mi piaceva tanto catturare i Pokémon. Questo è un video un po' speciale perché vi faremo vedere un po' tutti i mondi, sì, però sì. Dei prossimi video continueremo al mondo che si chiama Albi 2003. Sì. Come vedete non è che ho citato, è che ho messo insomma i Pokémon che mi piacciono, l'ho catturati. Tipo, vabbè, tutti al 100, vabbè la prossima comunque. Allora, questo mondo faceva un po' quello che voleva per divertirsi, sì, vedere un po' le evoluzioni, eccetera. Perché io, ragazzi, ripeto, non so niente, insomma, solo Ale sa qualcosa. Tipo io ho fatto una mossa a cavolo che ho asciottato, comunque. Allora, le cose che introduce la mod sono soprattutto un'altra pagina dove ci sono i Pokélot, che veramente sono delle cose, dillo Ale tu. Tipo l'item finder serve a cercare gli strumenti nascosti, queste delle Pokémon nascoste, esatto, queste non so che cosa siano. Questo invece è il grotto spawner, prende e fa con quello clicchi per terra e fa spawnare delle cose che trovi dentro la Pokéball, una Pokéball. Poi vediamo le varie Pokéball che ci stanno, ce ne stanno molte, sì, che si possono fare come vi ho spiegato prima con le bicocche. C'è la Pokéball, questa è la forma base, poi le modelli sull'incudine e poi viene così insieme al bottone. Ah, questa è la forma base, che prendete, fate con le bicocche cotte, le mettete nella fornace e le cuocete. Poi c'è la parte, dovete prendere l'anvil, che adesso ve lo facciamo vedere. È l'incudine? Sì, l'incudine. Allora, dov'era? Ecco, più o meno le bicocche sono queste, le avevamo fatte vedere. Esatto. Guarda, quelle più scure sono cotte, quelle più chiare sono non cotte. Allora, dov'era? Poi ci sono le varie pietre evolutive, sì, per far evolvere vari Pokémon. Sì, sì. Poi ci sono tutte le medaglie che non servono a niente. Poi le pozioni, le caramelle rare che servono per far salire di livello, cioè... Poi ci sono anche le pietre, come ho detto, evolutive, e queste pietre non è che le trovate in giro. Prendete, prima trovate una cosa strana, tipo... Che guarda, vi faccio vedere. Metti... Ecco, troverete queste in giro, tipo questa pietra è la Firestone. E vi dà un frammento di pietra focaia, cioè con cui che se ne mettete 9 nella crafting table vi dà una pietra focaia, 9 di questi rotti. Esatto, la Firestone Shard, la
Waterstone Shard, poi c'è e la Lipstone Shard. C'è la Thunderstone, poi c'è anche la Moon, la Sunstone. La Sunstone. Ma non serve a niente. No, serve per fare volo di determinati Pokémon, ma sono proprio due o tre, non sono molto. Eh sì. Mettiamo, scusate per la notte. Ovviamente, ragazzi, io ne so tante di mod bellissime da mettere, poi ovviamente non è che faremo solo la pixel mod. Esatto, cercheremo di portare, quando ci sarà anche io, anche lui da sì, solo, sì. Cercheremo di portare più mod, tipo i pacchetti mod, tipo il Technic Pack, eccetera. Sì, poi sull'altro PC, come ho detto, ho... Ah, poi in giro potete trovare anche gli allenatori, che praticamente sono questi tipi. Esatto. E quindi li potete sfidare e non vi dirà i Pokémon, li sceglie lui quelli che ha, insomma. E vi dice anche il livello, tipo questo è il livello 6 e si chiama Austin. Esatto, e poi ci sarà gente più forte, eccetera. Sì, ma... Poi ci sono le varie combinazioni di tipo erba batte acqua, fuoco batte erba, eccetera. Sì. Poi erba batte, mi pare... Roccia anche, sì. E terra, queste cose. Ci sono un sacco di varie combinazioni che magari in altri episodi ve le spiegheremo. Mo' Alberto è caduto come uno scemo. Vabbè, stavamo dicendo, ma perché non voli? Vabbè, andiamo avanti comunque. Scusate per il termine, non volevamo. Vabbè. Comunque andiamo avanti. Che cacchio, non vola. Non riesce a volare, oh. E non so che c'ha stavolta. Scusa, ma usa il blocco di legno. Vabbè, usiamo sto blocco. Ok. Io odio i buchi. Sì, quando esci da lì dentro è un po' una palla. Sì, è vero. Allora, ecco. Poi no, potete... I Pokémon leggendari si spawnano perché dovete avere tanta fortuna che li spawnano. Esatto. Dipende anche dai vari biomi. Sì, tipo, che ne so, i Pokémon leggendari che hanno messo nella mod sono Kyogre. Cioè, ce ne sono molti, sì, saranno tipo Kyogre, una ventina. Groudon, poi... Che tipo spawnano per vari motivi, tipo Kyogre lo puoi trovare... nell'oceano di notte. Sì. Chiogre ne... Che cavolo dico? Groudon... un Toto, dai. Ragazzi, il Toto... Questo è uno starter che potete trovare durante la vostra avventura sulla Pixel. Sì. Poi gli starter, vi dico, ragazzi, che non è che li trovate come i Firo, che sono... ce ne sono tanti. Sono abbastanza rari. Sì. Poi nelle varie mod che vengono a seguire e migliorate li troverete più facilmente anche. Sì, tipo l'ultima versione è la 1.7.10, mi pare, o 9. Comunque una di quelle. Madonna, vorrei catturarlo. Poi ovviamente miglioreranno anche la texture della Pokéball che ho qui. Esatto, verrà un po' più... rotonda, non tutta così a zig e zag. Poi ci sono vari tipi di Pokémon, esatto, che li puoi trovare, come ho detto prima, in diversi. Allora Pokemon. Ragazzi, ora vi faccio vedere i Pokémon che ho, insomma, nel PC. Sì, come abbiamo spiegato prima, sì, cioè, sì. Come nell'altro episodio ho spiegato io. Allora ragazzi, una cosa che direte, ma lui si è fatto spawnare tutti i Pokémon leggendari e bla bla. No ragazzi, questo è solo culo, perché io l'ho trovato in giro, sono andato a esplorare, perché io ancora non so cittare, quindi è meno probabile che mi troverete a cittare. Per esempio questo Rayquaza, che è un Pokémon leggendario, si trova al tramonto nella pianura. Sì, tipo adesso vi faremo vedere Beldum e la sua evoluzione, che per me è bella, poi sì. Non so per voi. Poi ci avrà due evoluzioni Beldum, non solo una. Sì. Ne avrà più di una, quindi proverà prima in un Pokémon che si chiama Metagross, che è la seconda forma, e in seguito nella terza forma che si chiama Metagross. Ah, ricordate, vabbè, io sono in Creative e quindi uso la Raricandy per
farlo salire di livello. Ok, Veldum, ok, ecco. Esatto. Poi piano piano, man mano che sale di livello, imparano le mosse. Sì, sì. Ma infatti, mo, come vedete, si sta evolvendo. Oh, cos'è quello? È un boss, ah, il boss, devo parlare di boss. Ah, è vero. I boss, a seconda del colore, saranno di alcuni livelli più alti, cioè, di alcuni livelli più alti del Pokémon che avete più forti in squadra. Sì. E dipende dal colore. E questi boss appena battuti vi daranno alcuni oggetti. Perché mette anche invisibile? Eh no, devi tirarlo fuori. L'ho tirato fuori, vedi, Metal. Boh, un bug. Vabbè, fallo salire di... Forse perché la texture non è ancora fatta. Ma sì che l'avranno fatta. Vabbè, non stiamo qua a parlare delle texture. Stavamo dicendo, a seconda del colore che saranno di livello più alto. Del vostro sì. Pokémon più forte. Mo stiamo facendo salire. Ballet Punch è buono, leva Miracolei. Poi ovviamente non è che faremo tutto questo episodio, tutte le mosse che imparano, ne faremo più. È un esempio questo di Beldum, Metang e infine Metagross. Sì. Perché mi ha droppato dei rischi? Boh, no. Stavamo dicendo... I Pokémon si evolvono di diversi livelli. Poi veramente anche ci sono tipo quelli coleottero che si evolvono subito e quelli drago che magari si evolvono molto più là. Eh sì, poi anche Ale lui ce l'ha la Pixelmon. Solo che non sapevamo ancora come si mette in multiplayer, insomma. Quindi quasi ci riusciremo, ma sarà molto difficile. Ne dubito. Ecco che Metang si evolve. Comunque vedi, ci sono vari tipi di Pokémon, come ho già detto prima, scusate. Allora ragazzi, poi ci sono anche il video si conclude qui. Con l'evoluzione di questo bellissimo Metang. Scusa se siamo stati noiosi o altre cose, guardate che bello. Metagross è molto bello. Esatto. Infatti la texture è strana perché nell'altra... A Merarma è buona. Sì, sì, è buona, buona. Allora, togliamo Tecdown, sì. Allora, da questo video è tutto, ci ribecchiamo in un altro video. Scusate ovviamente sempre per il breve, per i bug eccetera. Sì, ovviamente. Poi non vi preoccupate, ripeto, faremo dei video di qualità molto migliore. Eh sì. Quindi da Albi 2003 e Alessandro è tutto. Ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti ragazzi. E aspettate un attimo. E vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi al canale, condividete, commentate, soprattutto quello voglio. Se e da ovviamente. Eh sì. Poi vedremo di migliorare tutte le texture. Esatto. Da Albi 2003, da Metacross di livello 45 e di Alessandro è tutto. Ciao a tutti ragazzi.